ragazzi per gli episodi di ieri, soltanto che è successo un problema tecnico, quindi lasciate stare. Niente ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo avanti. Ok, l'avevo rimesso qua. Via. Ok, non so. Costruita per sopportare la carica di un colosso. Niente raga, non siamo male. Ok. Iniziamo già male. Togliermi da qui. Come faccio a sapere ora che quale cazzo è il punto debole? Yeah.
fatto schifo. Non ci credo. Dai, sono andato benissimo, sono andando. Ehi, indovina chi ha di nuovo. Dove cazzo? Poi manca poco. Serbatoio sulla faccia. Sembra importante. Ci siamo. No, 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 uccidetela. Perché mandi loro? Affrontami tu, sei il coraggio. No.
Silence. Se dovessimo affrontare Silence. Così sei qui. Sei venuto. Rischiando la vita. Certo che sì. Se fossi morta, la montagna non avrebbe mai rivelato i suoi segreti. Peccato che tu abbia solo perso tempo. Alice ha distrutto il mio focus. Tu il tempo, duplicando ogni singolo dato. Installare i dati su un nuovo focus è stato facile. Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene al suo ometto. Sei davvero bravo a renderti insopportabile, Silence. Ma immagino che mi serva. È ora di vedere dove sei nata. E forse scoprirai il perché. Sicuro. Conoscere la macchina che mi ha messo al mondo. Non è questo che intendi? Ora vado. Aspetta. Sì? Da quando esegui l'override sulle macchine? Fin da quando hai scoperto la tecnica. Ho distrutto un corruttore per ottenere le parti utili, naturalmente. Il tuo esempio mi ha indicato come farlo, certo. Un altro beneficio del monitorare le tue attività tramite il focus. A essere sincero, la logica alla base della tecnica non è molto diversa dai riti praticati dagli sciamani Banuk, anche se è più avanzata. Bene. Non c'è di che, immagino. Come hai fatto a rintracciarmi, visto che non indossavo un focus? Andiamo, Aloy. Non ci voleva un genio per capire che Alice ti avrebbe gettato nel cerchio del sole a mezzogiorno. Ho esaurito due corsieri per raggiungerti, ma ce l'ho fatta. Ora vai. Alice ti ha riconosciuto nel cerchio del sole. Mi avevi detto di aver aiutato l'Eclissi, non di conoscere l'uomo che ha ucciso mio... che mi ha quasi ucciso. Adesso lo sai. Quell'uomo è una seria minaccia. Dobbiamo fare il possibile per impedire a lui e Ade di vincere. Bene. Ora devo andare. Come se non bastasse, Alice ha ordinato all'Eclissi di attaccare la terra sacra dei Nora. La tribù è già indebolita. Non avranno alcuna possibilità. Dovresti venire con me. Assolutamente no. Ho dei preparativi di cui occuparmi. Che genere di... Oh, perché te lo chiedo? Tanto non rispondi. Quando sarà il momento, ti farò sapere. Ti contatto dopo. Nel frattempo, se tornassi nel territorio dei Cargia delle Ombre, ho per te un'armatura per nasconderti. Pensi sempre a tutto, vero? Devo farlo. Aloy, quando stavi recuperando il registro alfa nel bunker, credo che ci sia qualcuno ad attenderti nella montagna. Non qualcosa, ma qualcuno. Ha! Cos? Vedo che già ti ha raggiunto. Ok. Voglio prendere un bel po' di roba e scusate ragazzi. Via via via. Come ti lo vorrà suono corrotto?
uomini dell'Eclissi. Un divoratuono corrotto, perfetto. I sopravvissuti devono essersi rifugiati nella montagna. Se il tunnel crollasse, verrebbero sepolti. E non raggiungerei mai la porta. Vai così! Butta giù la montagna! Ma... Audaci, al fianco di Aloy, ora! Per Aloy! Per la madre! Varl, che suona? Sono vivi! Torna nella terra proibita, demone! Mento rompissimo, raga, ma... Innanzitutto, raga... Tanto mi prendo un po' di... Mi prendo un po' di culo. Poi, qua ci sta qualcosa... Abbattiamo il demone! E prendi... Allora, prendilo. Perché se la prende solo con me, porco schifo? Prendere un po' di roba qua. Infedeli e maledetti, morirete! Yeah.
il demone! Oh. Perfetto. Ora andiamo verso di qua. Andiamo a parlare con Barlo. Dai, ho salvato la tribù. Meglio di qualsiasi audace o capoguerra. Felice di vedere che stai bene, Barl. Tu come ti senti? Dopo la prova, tutte queste morti ora sono finite. Per ora, ma questa era solo una battaglia, Barl. Altri ci attendono. Bene. Finché combatterai al nostro fianco, immagino che ce la faremo. Parlami dell'attacco. Che è successo? Hanno colpito da oriente. Le nostre sentinelle hanno visto gli assassini. Hanno detto che al loro fianco marciavano sterminatori, corruttori e altre macchine impazzite. Ci siamo schierati... quasi tutte le matriarche, e in molte famiglie si è lodata la dea. Ma gli audaci, solo in pochi, e molti di loro sono feriti. Questa è la prima volta che il nemico ci pugnala in questo modo. Perfino i Karja, nei giorni rossi, non sono mai riusciti a entrare nell'abbraccio. Beh, il nostro nemico sarà anche entrato, ma non ne uscirà mai più. E questo grazie a noi. Allora i sopravvissuti sono nella montagna. Per legge solo le matriarche possono entrare. Tirsa ha infranto il tabù. Ha ordinato di mettere la tribù al sicuro. Lansra non era d'accordo. Ma credo che nessuno l'abbia sentita in mezzo a tutte quelle grida. La sua scelta ha salvato delle vite. Buon per lei. Il buon senso è cosa rara qui intorno. Hai delle ferite gravi? I lividi passano. Le ossa guariscono. Non voglio una canzone di caccia, Varl. Stai bene? Il corpo è ferito, ma nulla che possa impedirmi di combattere. Devo entrare nella montagna. Le matriarche saranno felici di vederti. Sicuro, ma non sono venuta qui per loro. Allora, per cosa? Lo vedrai. Bene, ragazzi, noi entriamo nella montagna. Andiamo a parlare con la matriarca. E dopo chiudiamo, così almeno. Aloy, sei tornata. Teb, fammi parlare. Aloy, oh, finalmente sei tornata. Non solo è tornata, ma ha affrontato molti nemici per raggiungerci. Là fuori ha abbattuto un divoratuono corrotto, ha fermato l'assedio. Come ci è riuscita? Grazie al volere della madre. Sei tornata per conferire con la dea, Aloy? Sì, immagino che sia così. Credo che funzionerà stavolta. Sorelle, non possiamo permetterlo. Per causa sua, la nostra tribù rischia l'estinzione. E se volesse risvegliare suo padre, il demone vuole completare la nostra distruzione. Dobbiamo fermarla. Aia. Ah, finalmente. Attendere i dentiscan. Errore. Registro alfa corrotto. Correzione. Registro alfa ripristinato. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sole. È autorizzata a procedere. Mamma mia, ragazzi.
E niente. Bene ragazzi, allora ci vediamo domani con questo episodio in cui andremo a esplorare il cuore della madre. Bene ragazzi, allora ci vediamo domani. Bella.